Radio Radicale, siamo con Alessandro Fusacchia del gruppo Misto per parlare delle indiscrezioni sul partito di Conte. In questi ultimi giorni si sono, infittite le voci che vogliono la nascita di un gruppo parlamentare, di un soggetto vicino al Premier Giuseppe Conte. Allora, volevo sapere lei, come aveva preso queste voci che vedono al centro di questa iniziativa politica l'onorevole Bruno Tabacci, e lei abbiamo visto che il suo nome è anche associato a questa iniziativa. Allora, sì, ho appreso pure io di queste notizie sui giornali, ho visto la riportata al giornale, la riportata al Tempo, come si dice in questi casi, a me nessuno mi ha chiamato perché c'è un po' questa abitudine, che c'è un po' un telefono senza fili, soprattutto nella politica e nelle istituzioni. Ho visto che ci sono anche i nomi di altri colleghi, a partire da Fioramonti, per esempio, che anche sta al Misto adesso, dopo che ha smesso di fare il ministro, uscito dal Movimento 5 Stelle. Mi sembra che in Parlamento ci siano in realtà tante chiacchiere, tanti movimenti di questo tipo, ma poi in realtà sono poche le cose reali che succedono, quindi non, spesso le cose non riflettono la realtà. Io ho passato questi mesi da quando ho deciso di votare la fiducia al governo Conte, l'ho spiegato a suo tempo perché l'ho fatto E ha lasciato la insieme. componente di Più Europa. In realtà abbiamo lasciato il partito Più Europa perché il partito, almeno io parlo per me, ho lasciato Più Europa perché Più Europa aveva preso una posizione invece di non sostenere il governo e ho ritenuto che non fosse una condizione riconciliabile insieme a altre questioni su cui adesso non ha Quindi senso ha tornare. seguito Tabacci che ha Ma perché deciso. dà per scontato che c'è Tabacci che va avanti e gli No, altri no, che nel senso, restano? no, 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 vabbè, No, no, insomma, uno non segue no, Tabacci, no, cioè no, siccome stava insieme nella componente Più Europa Centrodemocratica. stiamo ancora in una componente nominalmente insieme che è stata nel frattempo ribattezzata. In quel momento io, Riccardo Maggio e Bruno Tabacci abbiamo votato tutti e tre la fiducia, lo abbiamo fatto per ragioni convergenti, non necessariamente coincidenti. A quello che mi risulta, Bruno Tabacci è uscito da Più Europa, non so esattamente quale sia la situazione in questo momento di Riccardo Maggio, ovviamente non rispondo io per il collega. Io ugualmente sono uscito perché non ritenevo di poter fare sostegno e far parte, tra virgolette, della maggioranza la mattina e il partito legittimamente faceva opposizione il pomeriggio. Non si spiega questa cosa qui, poi anche per altre questioni con cui, ripeto, non ha senso Certo. ritornare. Quello lo citavo perché dall'estate scorsa, quindi, io ho fatto tutto il giro dei partiti ufficialmente. A un certo punto sono finito dentro Italia Viva, però fui dentro al PD, poi in realtà sono sempre rimasto dentro al Misto e quindi cerco di portare avanti un po' di emendamenti, un po' di proposte, di Lei è fare eletto all'estero, dignitosamente. no? Io sono eletto in Con le Europa. preferenze, quindi. Sì, sono stato eletto in Europa con le preferenze, siamo cinque colleghi della Camera che rappresentano gli eletti in Europa e quindi dicevo, cerco di fare dignitosamente come tutti i colleghi e le colleghe il mio lavoro presentando un po' di emendamenti. Tra l'altro pochissimo fa è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al DL rilancio. Qui c'è un po' di, come dire, stiamo cercando di capire che spazio ci Certo. sarà per questi emendamenti. Allora, senta, lei ha capito come mai il Tempo e il giornale abbiano messo su questa cosa? Abbiamo parlato, un'oretta fa, era piuttosto arrabbiato, oggi adesso è meno arrabbiato. Allora, lei pensa che questa sia una strumentalizzazione politica per cercare di utilizzare lei e altri esponenti politici per dividere Conte dal resto della maggioranza? Ma io non lo so se valgo abbastanza sul mercato politico per arrivare a creare complotti o strumentalizzazioni, francamente. Mi piace pensarlo, non so se necessariamente è così. Non lo so perché, credo che probabilmente perché c'è il telefono senza fili, uno alza e magari qualcuno ha interesse a, come dire, allargare il numero delle persone o a fare qualche retroscena. Il problema è che io ricordo sempre, quando c'è retroscena c'è pure la scena, quindi ogni tanto basterebbe alzare il telefono, però. Non è grave, io mi sono divertito a fare la tassonomia che succede in questi casi, di che cosa succede sul tuo WhatsApp, perché ovviamente me ne sono accorto un po' tardi di questi articoli, perché sono 2 giorni che stiamo praticamente non dormendo per chiudere gli emendamenti, come mi sembra doveroso Certo. fare, e la tassonomia delle persone che scrivono è fatta di 3 categorie. La prima sono quelli che hai come contatti su WhatsApp, la prima è fatta di quelli che non ti scrivono proprio, perché evidentemente, insomma, hanno già un'idea chiara e ti conoscono abbastanza bene e sanno che, insomma, forse li avresti avvertiti tu di una cosa del genere, no? Certo. Di una mossa del genere. E poi ci sono quelli. La prima categoria è quella che ti scrive più o meno: oh, ma è vero? No? Una formula, una Certo. variante di questo. Per cercarti di farti dire No, ma qualcosa. spesso sono amici in cui uno magari risponde pure. Adesso non riesco a rispondere a tutti, quindi insomma, Certo. gli manderò il link dell'intervista che stiamo facendo. E poi c'è la categoria di quelli che invece ti dicono che qualcun altro sta dicendo in qualche altra chat. Quindi si crea, come dire, una grande conversazione. Io sono lusingato ovviamente di
far parte di questo con te. Suggerirò al presidente Conte di chiamarlo con noi, magari. Perché, lei ci ha parlato recentemente con Conte, ci ha avuto modo di interloquire anche per incontri che lui fa con i gruppi parlamentari? No, io non ci ho parlato personalmente, di recente, quando è venuto in aula ci ho parlato, ci siamo scritti, come si dice, qualche pizzino, che è un termine nobile, certo, tecnico, certo, in Parlamento. Certo, sì. Le ultime conversazioni che ho avuto sono state sull'agenzia della ricerca un po' di tempo fa, poi di recente abbiamo parlato sempre di questioni legate al tema, abbiamo parlato di sviluppo sostenibile, abbiamo mandato una lettera con il collega Ungaro ed altri colleghi di recente per spiegare al presidente Conte che non si potevano trattare gli italiani e le italiane che stanno in Europa come cittadini di serie B, e che quindi a un certo punto, se si cominciava a riaprire progressivamente, non potevano ripartire quando ripartivano i turisti stranieri per venire in Italia. Poi, come dire, non ha sortito, certo, completamente effetti questo, però certo. Non ho nessuna interlocuzione politica partitica. Secondo lei, però, politicamente, oggettivamente, magari mi chiama, avrà letto pure il presidente Conte questa intervista e magari si comincia pure lui. Ma lui l'ascolta spesso Radio Radicale. Allora, le volevo chiedere questo. Secondo lei, però, si è creata un'area anche di discontenti del Movimento 5 Stelle, che sono finiti nel gruppo misto, che hanno formato delle nuove componenti che restano pur sempre nella maggioranza e che vorrebbero in Conte un punto di riferimento importante? Allora, oggettivamente, ma io non dubito che ci siano tante persone nel paese e sicuramente un certo numero di colleghi che potrebbero benissimo guardare al presidente Conte come a un punto di riferimento anche di una forza politica, di una forza politica nuova che per definizione è una forza centrista. Poi lo dico con affetto al collega Bruno Tabacci ha una capacità straordinaria per la storia e io gli riconosco veramente una grande capacità politica di incasellare subito tutto automaticamente, quindi fa un'intervista e dà il perimetro, il contorno di qualche cosa, quindi è ovvio che c'è già una collocazione il partito di Conte, un po' per le misure, i discorsi che fa il Presidente e il Consiglio, un po' perché ovviamente quello può essere lo spazio. Non lo so se c'è uno spazio politico per quello. Io so una cosa, che questo Paese non ha bisogno di, la dico un po' forte, ma tanto siamo su Radio Radicale, non ha bisogno di moderazione in questo momento, ha bisogno di radicalità. Cioè, non abbiamo bisogno di fare cacciavite, di interventi chirurgici, di continuare a fare emendamenti che aggiustavano emendamenti e così via. Si è stravolto tutto e devo dire, da una notizia, si sarà stravolto già prima del Covid e del coronavirus. Quello che stiamo vedendo è l'esplosione delle contraddizioni che ci sono già e ci sono sempre state, sulle disuguaglianze, sulla mancanza di opportunità, basta vedere quello che sta succedendo sulla scuola. Allora, quello che dico io è, in questa fase qui non abbiamo bisogno di mediazioni a ribasso o di cercare di dare un pochino a tutti con il bilancino, perché così non si scontenta nessuno dei gruppi precostituiti. Abbiamo bisogno di una nuova visione, di una grande visione per il futuro. Ce l'avevamo e ce l'abbiamo, che è quella dello sviluppo sostenibile al 2030. Dobbiamo accelerare su quella strada, dobbiamo non scordarci nessuno indietro, ancora più di prima, perché ovviamente si sta inasprendo molto la situazione. Questo qui richiede misure radicali. Io voglio il congedo, lo ripeterò finché non lo ottengo, il congedo di paternità obbligatorio per 3 mesi. E non è una cosa su cui si può negoziare. E in questo momento tutti stanno ricominciando a dire ma non è la priorità. Certo. Poi scopriamo che i congedi di paternità, però, guarda caso, arriva il Covid, forse ce avessimo avuti avrebbero fatto comodo, no? Certo. Senta, quindi l'identità di quest'area potrebbe essere un'identità cattolica, democratica, ma forse un po' più, diciamo, un po' più radicale? No, io non credo che non lo so che identità possa avere. Dipenderà da chi ne farà parte. Se il leader è il presidente Giuseppe Conte, credo che avrà molte delle caratteristiche che si confanno. La politica ormai, mi dispiace dirlo, però purtroppo è diventata molto, certo, leadership individuale. Lei tifa per questo sbocco? Ma io non ho una posizione di tifo o non tifo. Io credo che noi abbiamo lo sosterrebbe, ecco. Ma da che punto di vista? Dal punto di vista politico parlamentare? No, cioè non sono sicuro che lo sosterrei. Io sono rimasto al gruppo misto e non sono andato in un'altra forza politica in questo momento, proprio perché ritengo di poter portare un piccolo, ovviamente non faccio parte del misto, quindi non determino se cade un governo o non cade un governo, però credo di poter contribuire anche per un po' di esperienza tecnica che ho maturato negli anni precedenti, visto alcune funzioni che avevo svolto in alcuni ministeri, credo di poter svolgere un piccolo ruolo su alcune questioni molto specifiche per fare delle battaglie. Tipo la scuola, ma non solo, tipo la parità di genere. Abbiamo fatto un intergruppo parlamentare sull'intelligenza artificiale, io ho depositato 2 emendamenti, gliene dico uno che è bellissimo, la telemedicina, se ne parla tanto, no? E lo sa che se lei fa va a una visita specialistica in telemedicina non è rimborsata? Quindi come facciamo a incentivarlo quel meccanismo? Dobbiamo costruire dei percorsi su questo. Il riuso pubblico dei dati, anonimizzati, fatto bene e così via, per sviluppare i servizi pubblici di interesse generale,
questa è legata all'intelligenza artificiale, io ho presentato un altro emendamento su questo. Allora, che cosa intendo dire? Che si possono fare delle battaglie specifiche importanti. Del resto, la cosa che ho fatto e che rivendico e che stiamo facendo da dicembre con quattro colleghi che sono Rossella Muroni, Erasmo Palazzotto, Lia Quartapelle e Paolo Lattanzio, trasversalmente alle forze politiche di questo governo, abbiamo detto una cosa: questo governo ha poco coraggio, e qui stiamo parlando di dicembre e gennaio, e quindi spingiamo per fare cinque proposte che mettiamo sul tavolo, cioè il congedo di paternità, la riqualificazione urbana e altre misure. Abbiamo detto: vogliamo fare delle battaglie trasversali dentro a tutta la maggioranza per unire, non per dividere, non per fare un'altra corrente, non per fare un altro partitino. Poi è arrivato il Covid, nel frattempo abbiamo deciso di unire le forze dentro Movimenta, quindi i colleghi si sono iscritti a Movimenta, non è che sono usciti dai partiti dove stanno, ma è un laboratorio Movimenta, dove insieme costruiamo delle battaglie politiche e le portiamo avanti, molto specifiche, proprio da messa a terra, perché riteniamo di dover ottenere dei risultati molto concreti e tangibili. Questo è il lavoro che possiamo fare, che mi diverto e mi piace e penso sia utile provare a fare in questo momento. Vedremo se Conte sarà interessato anche a questa cosa. Io tanto la ringrazio, grazie. Magari si iscrive a Movimenta, non lo so. Magari si iscrive a Movimenta e voi lo sostenete. Tenete per ricambiare tutto quanto. Le porte sono aperte. Va bene, grazie a Alessandro Fusacchia del gruppo Misto, grazie ancora. Grazie a voi.